Grazie Presidente. La società Italgas è concessionaria con diritto esclusivo del pubblico servizio di distribuzione del gas metano su tutto il nostro territorio di Roma Capitale. Una convenzione con la durata di ben 30 anni e con scadenza che arriva a maggio 2024. Per attuare la convenzione, Italgas e dare seguito agli impegni assunti in fase di gara, si è dotata di un'apposita organizzazione che ha visto il coinvolgimento allora sia dei municipi che del Comune di Roma, interessati appunto dalle operazioni dell'azienda e a salvaguardare gli standard di sicurezza, anche con l'idea di minimizzare i disagi per la cittadinanza offrendo un servizio che fosse effettivamente efficiente. I lavoratori nelle ultime settimane ci hanno manifestato una forte preoccupazione per quanto riguarda la prevista attuazione di un nuovo modello organizzativo in vista della nuova attuazione di un piano industriale. Il timore che più sentiamo e che coinvolge in primis i lavoratori è la messa a rischio dei livelli occupazionali e che i processi di riorganizzazione in atto su Roma poi possano influire sul servizio e non garantire la cittadinanza e quindi gli stessi lavoratori. Rispetto a quando è stato detto e quando è stato indetto il bando, come diceva il collega, le unità lavorative sono passate da 950 a 690, con un'età media prossima ai 60 anni. Il numero delle chiamate invece di pronto intervento sono drasticamente aumentate, dalle 25.000 iniziali alle 50.000 del 2016. È evidente a tutti noi che è a rischio la tenuta di tutto il sistema di sicurezza della rete e per questo la società, per il quale la società si era impegnata nel contratto. Oltretutto, nel piano industriale, dopo la prima riduzione del personale, a partire dal 2 ottobre 2018, non sarà più operativa la struttura di pronto intervento per la sicurezza funzionante H24 su tutta Roma. Quindi, come diceva il collega, solo turni di reperibilità. Tutto ciò poi si va a aggravare con il timore che questo percorso non sia accompagnato da una seria politica occupazionale che valorizzi le specifiche professionalità esistenti e si aggiunge anche, ahimè, un intendimento che la società possa esternalizzare il servizio a rischio di compromettere il loro lavoro e la ricaduta della qualità del servizio sulla cittadinanza. Quindi quello che vogliamo evidenziare anche con l'ordine del giorno che abbiamo presentato, che è nostro interesse, a maggior ragione come Roma Capitale oggi, difendere il nostro territorio da possibili ricadute sociali dovute alle diminuzioni occupazionali e è nostro interesse avviare tutte le possibili azioni per individuare soluzioni volte a garantire non solo la clausola sociale occupazionale, ma anche per far esprimere al meglio quella che sono le capacità e le competenze lavorative, garantendo elevati standard qualitativi del servizio per tutta la cittadinanza. Per questo anticipo che anche nell'ordine del giorno ci siamo impegnati in prima istanza a seguire tutta questa fase dell'evoluzione del gruppo Italgas. Anche noi stessi prima dell'Assemblea Capitolina come Commissione insomma, abbiamo sentito anche i sindacati e i lavoratori qualche settimana fa e abbiamo organizzato una commissione sul tema per lunedì prossimo. E quello che chiediamo insomma, alla Sindaca e agli assessori è di mettere in atto un confronto con i vertici dell'azienda per verificare il rispetto degli impegni presi appunto nella convenzione anche in materia di sicurezza e di intraprendere tutte le azioni possibili per salvaguardare lo stato occupazionale dei lavoratori. Grazie Presidente.